È sempre un piacere vedere come le grandi riviste italiane, soprattutto quelle sul turismo e quelle sul mondo della cultura, stanno accendendo i riflettori negli ultimi anni sulla nostra città. Dalle riviste di archeologia, quelle più tecniche, alle riviste di grande divulgazione, fino ad arrivare alle riviste sui viaggi. E non è mancato, non manca anche in questo numero di maggio, un'attenzione speciale sulla nostra città. E ce la dà questa opportunità Dove, che è una bella rivista che molti leggono, sfogliano, e che dedica un numero ai Longobardi. E come sapete, Brescia è stata una grande capitale longobarda, ha dato addirittura due re al regno longobardo, Rotari e Desiderio. E questo numero è molto bello perché accende i riflettori sulla nostra città con delle fotografie stupende, il potere e la gloria, e accende i riflettori su alcuni luoghi, luoghi importanti, il Museo di Santa Giulia, che ovviamente è patrimonio dell'UNESCO, ma non dimentica anche il ritorno della Vittoria Alata nel Capitolium, così come qualche squarcio interessante, la quarta cella del Capitolio. È bello vedere come la nostra città, pure in questo anno in cui ha sofferto moltissimo, non ha mai smesso di essere osservata da lontano, non solo per la pandemia, ma anche per la bellezza dei suoi luoghi, la sua storia, la sua importanza in un paese come il nostro, così carico di significanza e di cambiamento dell'umanità. Ecco, credo che debba essere un elemento d'orgoglio, ma anche nello stesso tempo uno sforzo di lavoro importante anche in vista dell'appuntamento del 2023 che ci vedrà capitale della cultura insieme a Bergamo. E sempre questo numero dedica un spazio anche alle nostre valli, le nostre valli bresciane, così belle, e infatti la nostra città è parte integrante di questa bella provincia. E lavoriamo sempre di più per queste colleganze, questi legami, legami importanti, quei siti dell'UNESCO, pensiamo appunto a Sirmione e pensiamo a Capo di Ponte, in Valle Camonica, ma anche i luoghi dell'enogastronomia, dell'accoglienza e del bel vivere, del buon vivere. Abbiamo tutti voglia di ritornare alla nostra normalità, a goderci questi spazi. E questi sprazzi, invece, questi segnali che ci danno le riviste nazionali sono molto importanti per noi. Abbiamo investito molto nel nostro patrimonio, nell'immagine della nostra città, nella bellezza, nella pulizia, nell'ordine, e adesso apprestiamoci anche a restituirla ai visitatori e alle tante persone che hanno voglia di tornare a camminare le nostre vie, a camminare le nostre piazze ed aprire, i nostri musei, a guardare cosa accade nei nostri musei. Quindi davvero è un'opportunità che i bresciani tornano ad avere in questi giorni di riapertura dei musei, ma anche l'invito ai tanti, tanti italiani che fra qualche mese, ne sono certo, incominceranno a rivivere la nostra comunità e la nostra urbanità.